Buongiorno, allora questa mattina stiamo andando allo zoo di Pistoia perché Lucrezia è tanto che ce lo chiede, quindi abbiamo preso decisione, lei intanto dorme e anche la piccoletta dorme. Abbiamo detto approfittiamo di questa giornata che comunque metteva bella, infatti tutto sereno, e prevede un 23 gradi lì a Pistoia, per cui bene, perché è una temperatura secondo me che si gira bene, non è né troppo caldo né troppo freddo, quindi potrebbe essere un'ottima giornata. E anche perché da noi in realtà il tempo era più brutto, cioè sereno anche da noi, però come massima metteva 19 gradi, quindi come vi dicevo da noi è sempre o la città più fredda o la città più calda, perché d'estate è sempre caldissimo ed inverno è sempre una delle città con la temperatura più bassa. Purtroppo è così, l'Umbria, o perlomeno comunque nella zona nostra di Perugia, è sempre così in meteo. Quando arriviamo qua in questa zona prima di Firenze c'è sempre un gran nebbione, una cosa impressionante. Tra poco entriamo in questo nebbione immenso e chissà se ne usciremo. No, infatti chissà se ne usciremo, perché è veramente, aspettate, cioè quella cosa che vedete là è un muro di nebbia spaventoso. Per i pirati dei Caraibi. Che poi è? Degno dei pirati dei Caraibi. Perché? Sempre il nebbione, ma adesso. Poi siamo abituati comunque la nebbia, perché avendo il Tevere vicino in realtà c'è spesso la nebbia, poi quando piove anche in estate la mattina ci si sveglia con la nebbia, però questo è veramente tanto fitto, hai visto da lontano il classico banco di nebbia, no? Comunque mi avete visto un po' pessente, perché in questi 3 giorni praticamente sono morte 3 persone, 3 amici di famiglia, e, ma gente giovane, perché comunque allora è morto il mio vecchio datore di lavoro che quando lavoravo in sera comunque aveva 61 anni, l'ex socio di mio papà, anche lui 61? No, comunque sui 60 c'era, vabbè una sessantina, perché è un po' più giovane di mio papà che ne ha 64, quindi dai, 60 le aveva. E poi invece Giorno, lui era giovane, 53, 56, comunque boh, cose così sconvolgenti, all'improvviso persone giovani, comunque relativamente giovani, e ma poi così tutte insieme, no? Ti lascia un po' boh, da pensare, perché comunque sai, pensa a quelle classiche cose, ovvero l'imprevedibilità della vita, e pensi a quanto siamo andati a muro di nebbia. Siamo entrati nella nebbia, pensi a quanto a come viviamo in maniera magari stupida la vita, perché tutti i giorni ci arrabbiamo per delle stupidaggini, perdiamo tempo per delle stupidaggini, e poi all'improvviso puff, tutto sparisce, non ha più senso niente. Però del resto è anche vero che la vita deve essere fatta anche di queste cose, se no non ha senso nemmeno viverla. Certo, bisognerebbe cercare di vivere il più serenamente possibile, di arricchirla con esperienze positive, vivere belle esperienze, circondarsi di persone positive, arricchirsi in tutti i modi possibili, e comunque lasciare le brutture, comunque litigi, le cose che ti impoveriscono, la noia, bisognerebbe lasciarle proprio al margine, fanno parte della vita, però ecco, meglio arricchirsi di cose positive che perdere tutto questo tempo in stupidaggini, perché alla fine sono stupidaggini, perché qualsiasi cosa di brutto può succedere, in realtà non è degno del nostro tempo, no? Ma queste sono tutte le riflessioni che ti vengono da fare per quando capitano queste cose, perché comunque, cioè, è stata un po' dura, perché tutti infine in così pochi giorni, ecco, ti porti un attimo. Ah, poi anche Gaetano, il signore che vende i fiori, ha avuto un infarto questi giorni. Chi? Il signore che vende i fiori, fioraio, Gaetano. Quindi vabbè, insomma, giornate un po'. Poi nella nostra città sono morti diversi ragazzi della nostra età, perché comunque 30 anni, la ragazza che ha cantato al matrimonio di mio fratello è morta così all'improvviso, anche lei è andata a letto e non si è risvegliata. Insomma, vabbè, periodo delle... lui intanto sta toccando il tesoro di famiglia qua. Comunque purtroppo sono discorsi, ragazzi, del resto sono cose che sconvolgono un po', c'è poco da fare.
parte della vita, bisogna farci i conti, perché purtroppo abbiamo tutti una data di nascita, ma la data di scadenza, cioè abbiamo anche una data di scadenza, ma non si sa bene quando, può capitare a tutti in qualsiasi momento. Fammi fare le corna anche a me, perché questi discorsi, ok, vi faccio vedere la nebbia. Poi è alta, fortunatamente la strada ha una buona visibilità. E va bene, insomma, sono quelle cose che, ecco, come parlavo nell'ultimo video di quella ragazza che ha ucciso i suoi figli, insomma, sono quelle cose che, tipo, cioè, questa peggio ovviamente, perché è una persona che sceglie della vita di altre persone, ancora peggio, però sono queste tragedie che ti portano un attimo a fare tutti questi pensieri. A fare tutti questi, lo so, però no, a me non lo so, è meglio. Sì, però quando capitano queste cose a me mi viene da riflettere, no, sul senso, sul senso della vita, che del resto comprende anche queste cose, e bisogna farci conti, e mi viene un po' a me da pensarci, insomma, da comunque io vivo sempre cercando di essere, di fare più cose possibili, cose positive, anche alle bimbe insegno a fare tutte le cose, cioè più attività possibili, più esperienze possibili, perché del resto è un soffio la vita a volare via, no? Come dicevo, puff, non c'è più niente, per cui è meglio viverla fino in fondo, sfruttare tutte le opportunità, evitare le cose negative il più possibile. Poi è ovvio che bisogna fare i conti con quello che la vita ci manda, bisogna affrontare quello che la vita ci riserva, sperando sia che non farsi troppo male, e insomma, vabbè, sono tutte considerazioni un po' così che mi vengono in questi momenti, perché giustamente quando si trova ad affrontare queste cose tutte di seguito, non è che vengono tutti questi pensieri positivi, no? Però del resto bisogna avere spalle larghe per affrontare la vita, perché il mondo è un posto bellissimo, però ci vuole anche uno stomaco forte a volte, spalle larghe per affrontarlo al meglio. C'è un bel video funebre. Ah, lì è la cosa, piacere. Lo so, però del resto capito. Sono anche queste. Ma ti sceso dall'Egri, c'ho un'ora di strada a parlare di funebri. Un'ora di bello. Ci sono anche queste le cose della vita, Simone. Del resto bisogna. Cioè, sono cose che vanno messe in conto, si sanno. Perché la vita inizia e la vita finisce. Ora va bene, non è la giornata più opportuna di parlarne, però del resto è capitato ora. Certo, queste persone avrebbero preferito non morire, è ovvio, ancora avevano almeno 30 anni di vita davanti, quindi, anzi, nel caso di Giorgio almeno ancora 40, anche più, per cui un attimino ci si pensa, che poi in realtà quando eravamo più giovani, comunque sui 20 anni, sono cose che proprio neanche ti toccano quando le senti, no? Perché vivi con più spensieratezza, anzi vivi con incoscienza in realtà, e quindi ti senti, sono, ti senti padrone del mondo, ti senti invincibile, ma è giusto, l'età è quella. Poi dopo che abbiamo fatto, diciamo, vabbè, diciamo che i 30 già ti segnano un attimo, è un punto di svolta, no? Quando arrivi ai 30 un po' le cose cambiano, poi dopo a noi ci è conciso anche con la nascita di Lucrezia, e almeno per quanto riguarda me sono diventata un po' più sensibile a certi argomenti, perché comunque avendo dei figli non devi rispondere solo per te stesso, ma devi rispondere anche per i figli, appunto, quindi ti, cioè, questa responsabilità ti porta anche una consapevolezza che comunque magari tu te ne vai per qualsiasi motivo, però lasci le figlie, lasci i figli, ci si pensa ogni tanto, almeno non so se tu ti fa lo stesso effetto dopo che sei diventato papà. Tu? Mo che non ti viene ogni tanto questo pensiero rispetto a quando era bambino? Ma pensa che devo morire adesso. Ma non è che tu pensi tutti i giorni a morire, però ogni tanto, soprattutto quando succedono queste cose, ti viene in mente che la vita è precaria. Vabbè, ora smetterò di parlare di queste cose. No, è troppo, sto discendendo. Però a me mi vengono queste, cioè, dopo che ho avuto Lucrezia, mi sento una responsabilità maggiore anche nei miei confronti, perché devo tenermi più in salute possibile, più bene possibile, perché ho due figlie da accudire. Se ne hai figli altri, li butta anche da un garderino. No, però allora vi faccio un esempio: quando io ho avuto l'attacco epilettico, ho dormito troppo questa mattina. Sì, ho dormito poco, effettivamente. Allora, quando ho avuto
l'attacco epilettico che ne ho avuto uno ai 16 anni e uno ai 26, infatti secondo me ne avrò un altro a 36 perché c'è questa cadenza. Comunque gli attacchi più grossi, quelli proprio con convulsioni, in realtà non ho pensato nemmeno un secondo ad abbattermi, a fermarmi. Per me è stato un va bene, ce l'ho avuto, ora ripartiamo tranquillamente con la mia vita, ed è quello che ho fatto. Cioè non mi sono nemmeno un minuto lasciata andare, lasciata deprimere. Per me è stata una cosa ok, è un passaggio, va bene, l'abbiamo archiviato e andiamo avanti. Ora mi sento che se mi capitasse con le bimbe un po' più di preoccupazione ce l'avrei, perché metti che mi capita che sono sola a casa con loro, capisci? Non è come se mi capita e sono sola a casa e non ho nessuno a cui rispondere. C'era più incoscienza anche per queste cose prima di avere delle figlie. Ora mi è cambiato un po' il tutto, perché ho responsabilità verso di loro, io devo essere una figura presente e in salute per garantirgli e per dargli il massimo. Quindi mi è cambiata questa mentalità. Probabilmente lo fa appunto il fatto di avere dei figli e di dover essere responsabile nei loro confronti. Comunque, adesso cambiamo argomento. Basta. Allora, non vedo l'ora di mandare il panino alla mortadella che ha fatto lui, perché lui è l'esperto di panini e proprio anche l'addetto ai panini durante le gite, perché quando li faccio io... Si mangiano da lì i panini. Sono panini semplici, io di solito spalmo del Philadelphia e metto sopra delle verdure fresche o grigliate. Lui invece mi ha fatto un bel panino con la mortadella. Buono, non vedo l'ora di mangiare. E devo dire la verità, ieri sera verso 1:30, perché non riuscivo a dormire, ne ho dato un morso. E avevi ragione tu, ci voleva un pochino più di mortadella effettivamente. Però al limite tolgo una fetta e mi mangio pane, una fetta sotto con la mortadella, perché si sente buono. Però si sente, magari stamattina ha perso più sapore perché poi si sanno tutta la notte. Basta, è troppa. Vabbè, che poi gliel'ho fatti fare la sera prima, non perché magari ci mancasse tempo stamattina, perché a me mi piace che prende più sapore il panino se uno lo fa la sera prima. Quindi anche se il pane diventa più morbido, a me mi piace. Poi lui l'ha fatto con la frusta, in realtà io l'ho fatto con il pane nostro, che è come il pane toscano, quindi il pane senza sale, no? Insipido, sciocco, come volete chiamarlo, che io adoro, perché io non riesco a mangiare con gli affetti, cioè con le cose saporite, quindi che sia un affettato o qualsiasi altro condimento, non riesco a mangiare il panino il pane salato, perché non mi godo quello che c'è all'interno. Mentre se magari devo fare una semplice bruschetta con l'olio, il pane, anche se è salato, ci sta, può anche piacermi. Però sono anche questioni di abitudini, perché da noi il pane non è salato, è senza sale, quindi è una questione principalmente di abitudine, perché chi è abituato a mangiare il pane salato, saporito, il pane delle nostre parti proprio non gli piace affatto. Però il nostro pane è ottimo anche per cucinare polpette, passatelli, per aggiungerlo anche un po' alle polpette di carne, quindi tira l'acqua proprio un mulino la vita. Ragazzi, a me mi piace tanto il nostro pane, giustamente, che poi ci sono stati periodi magari in cui lo evitavo, perché uno quando è più a dieta, no? Quando è giovane evita il pane, queste cose, però in realtà mi piace tanto il pane, farmi un bel panino, una bella scarpetta, buono, e vabbè, fai uno spezzatino, non fai la scarpetta, vabbè, un po', ok, non è che uno può eccedere, no. Perché l'eccesso non fa mai bene, tu eccedi, infatti ti è venuta molta pancetta, no. Una griglia. Sì, la griglia, no, devi stare un pochino a dieta, perché sei bravo che hai rinunciato alle bibite gassate, dolci e anche ai dolci proprio. Però Simone, cioè ieri l'altra sera lui è andato a cercare i funghi insieme a mio papà, li hanno trovati, quindi quando sono tornati io ho fatto i gnocchi con le patate fresche dell'orto, e ovviamente tra lui e mio papà non si sa quanti ne hanno mangiati, tipo 3 piatti a testa, una cosa vergognosa, schifosa proprio. Perché se tu mangi, puoi mangiare quello che ti pare se mangi poco. Sì, ma io trovo i funghi, tu mi fai gli occhi, io pretendo. Ho capito, vabbè, una tantum ci sta, però dovresti cercare di contenere un pochino le quantità, le porzioni. Se le riduciamo puoi mangiare anche cose un pochino più elaborate. Che ne dici? Devi dimagrire comunque, perché hai fatto la pancetta, io con un giro con la pancetta tua non ci voglio andare. Troverò un'altra biondina. Anche perché io mi impegno tanto a mantenermi in forma per te. Mangio meno, faccio attività, mi impegno tanto. Non è che mi sveglio la mattina con voglia di stare a dieta e andare a correre, ok? Lo faccio per te anche. Principalmente per me, per la mia salute, ma anche per te, per piacerti. Se no poi tanto siete tutti uguali. La moglie diventa un pochino più cicciottella, va bene, però voi guardate quelle belle ragazze giovani, magre, atletiche, vero?
riguardasse. Eh già. Va bene, adesso metto giù il telefono perché a me mi viene sempre un po' di mal di testa in macchina, mi viene da vomitare, ho sempre sofferto di mal d'auto in una maniera impressionante, cioè io puntualmente dopo 10 minuti quando salivo in macchina con i miei genitori che magari si andava al mare da qualche parte, 10 minuti vomito, come Lucrezia. La mia invece no, è più resistente, cioè gli puoi dare da mangiare quello che ti pare, tanto lei tranquilla. Ok, via, ci vediamo dopo che vi faccio qualche ripresa della giornata. Anzi, aspettate, vi dico l'ultima cosa, perché alla lista delle morti purtroppo mi si è aggiunta anche Maggie Smith, cioè Minerva McGranite e come si chiamava di Last of Downton Abbey? Violet? No, Violet è quell'altra. Violet chi era? La zia Violet. E come si chiamava lei? La zia Violet era la madre di Matthew, no? Mi pare. Sì. Oddio, come si chiamava? Va bene, scrivetemi, perché sennò m'assilla sta cosa. Scrivete come si chiamava Maggie Smith nella serie Downton Abbey, se l'avete vista. Perché no, noi siamo andati anche al cinema a vedere il film, cioè noi eravamo appassionatissimi di questa serie. Io me la sono anche rivista, che l'avevano data su Amazon Prime, me la sono rivista tutta dall'inizio alla fine prima di andare a vedere il film, giustamente per ricapitolare. E scrivetemelo, perché mi sta tartassando questa cosa. Vai, vedete in bene. Fate, guarda, come è tutta chic.